Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica 25 che febbraio, che barba, mi trovo un po' sovraesposto. Sarà questa luce di una giornata di sole dopo due giorni di pioggia sulla Toscana e non soltanto in questa zona. Andiamo a bagnare, una rasatura malfatta come al solito, vado a recuperare il nostro solito pre-barba, perlomeno solito per queste ultime giornate, che è l'Y01, crema molto liquida, bagniamo il viso. E andiamo a preparare una rasatura, è giornata molto ricca, si sono aperte le urne in Sardegna, oggi e domani, questa sera aperte fino alle 22 per eleggere il governatore della Sardegna. Partiamo da un piccolo focus on di questi candidati che sono Truzzu per il centrodestra, sostenuto da un'ampia coalizione di cui vi darò contezza, la Todde per la coalizione di centrosinistra sostenuta dal PD e da altri. Poi abbiamo Renato Soru, ex governatore, come lista autonoma, sostenuta anche da Rifondazione Comunista e da altri gruppi politici. Abbiamo poi la lista civica di Lucia Chessa, che in fondo, non perché deve essere ultima, andrebbe messa, come ha scritto bene il Fatto Quotidiano, in ordine alfabetico per prima. Quindi si vota, test elettorale per gli schieramenti, soprattutto per la tenuta della coalizione di centrodestra al governo. E sono reduce da questa blitz ieri nella masseria, anzi nel Terme di Saturnia, dove Bruno Vespa ha organizzato il forum masseria edizione winter il 23 e il 24 febbraio, quindi venerdì e sabato. Un interessante incontro di attori dell'economia e di ben 8 esponenti del governo, quindi insomma c'era praticamente mezzo Palazzo Chigi, atto vagliato in una bellissima location dove la piscina d'acqua calda ha visto anche, per esempio, Palenzona, il banchiere, presidente di Icecat, società autostrade, dopo aver parlato, è stato intervistato come responsabile, come relatore, si è presentato in accappatoio e si è immerso nelle acque termali calde per un ristoro, probabilmente, anche un po' della sua, per il suo benessere fisico e anche un po' per rassicurare gli astanti che anche Palenzona, insomma, ama fare il bagno. Se mai qualcuno avesse avuto questo dubbio. Ma comunque andiamo avanti, mentre mi sta rinfrescando il viso, rasato purtroppo male anche ieri mattina, avrei dovuto partire con una rasatura fatta con la soglia di sicurezza, ma oggi vi do faccio una domanda, non ricordo questo bellissimo, bello rasoio, regalatomi da Marco Marotti, a un logo che non riesco a identificare, spero che la Lumix riesca a mettere a fuoco, cercando di farci capire, un manico interrotto da una zigrinatura sinistrosa a scendere, parte liscia, luccicante, peso notevole, e andiamo a testarlo e andremo a preparare una montatura con il sapone da barba Calypso del saponificio Anna Maria in Calabria, che abbiamo messo in acqua di vegetazione, eccolo qua, un prodotto che già avevate provato, che mi è stato regalato da Vincenzo Pitrelli, che si trova a Parigi, niente po' di meno che, quindi da Matera ai Boulevard, dal 12° arrondissement. Vi metto in descrizione il saponificio di Palazzi di Casignana, in provincia di Reggio Calabria, molto attuale, oggi la Calabria è collegata alla Sicilia, perché il ponte di Messina e sullo stretto si farà per la gioia di Salvini, come abbiamo già detto. Andiamo a spennellare, a montare il nostro Yachi 30, la pennellazza giunonica, eccolo qua, i grandi fianchi delle matrone romane, eccoli qua, che vedete, con un pennello bicolore che sembra uno spazzolone da autolavaggio, come vedete, per lavare la vostra macchina elettrica. Qualcuno di voi ha l'auto elettrica? E ringrazio te, i miei 500 follower, eccolo qua, il numero campeggia, erano poi tornati a 4,99 e poi è tornato a essere 501, quindi ringrazio chi si è iscritto, pennellazza Yachi 30, facciamolo vedere in questo modo, in modo che prima che si stonfi di crema, la parte bassa del nostro pennellone, e andiamo a montare, andiamo a cercare anche un po' di correre per evitare di... C'è un autobilanciamento del bianco, ecco, forse un po' questa è la cosa che mi sta, un po' facendo risultare, va bene la luce, un po' troppo luminoso, allora o non uso la luce se sono troppo scuro, se la luce diventa aranciata, se c'è quella naturale, insomma non sono mai contento, sono Mr. Malcontent, canzone molto interessante dei Loud Call and the Commotion, gruppo degli anni 80 per chi li conosce. Bene il saponificio Anna Maria, sta montando, non ho letto le caratteristiche tecniche, sapete che mi dilungo spesso, anzi molto poco,
sui componenti dei saponi che uso, perché lascio ad altri appassionati. E quindi saluto Alessio Herrera con i suoi pannicelli caldi delle 6 di mattina. Lui tutte le mattine si rade con 9 passaggi, partendo da pre, post, durante, pennelli, saponi, unguenti, che poi si porta nell'aereo delle isole Eolie la mattina, con la certezza che lui ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto, questo lo penso io naturalmente, per presentarsi nella sua isola come un cittadino esemplare, che si rade, si fa la barba e ha una sua dignità di pensiero, perché non solo mens sana in corpore sano, io mi sono riempito la mano ed è un piacere questo pennellone, ma anche viso pulito in atteggiamento civile, dico io, perché chi si fa la barba, non che chi porti la barba se ne è in civile, mi salvi e me ne scampi tutti gli amici con la barba. Quindi saluto il nostro amico Fabio con la barba, salutiamo Davide, salutiamo Fulvio, salutiamo Fabrizio, Luigi dal 13, Mirko Falà, Oddus Odditi, tutto il parterre de roi dei canali che mi ospitano, saluto per l'appunto Marco, e andiamo a cominciare a montare in viso, bagnando un po', intanto lo 01 Echelon ha già rinfrescato e preparato i peli per una barba fatta di fretta ieri mattina, per l'appunto, prima di partire per Saturnia. E oggi abbiamo una strana radio, una primula web radio. Prima sembrava che fossero soltanto canzoni di Amedeo Minghi, per la fortuna di coloro a cui piace Minghi. Non mi piace abbastanza, ma uno dopo un'ora di Minghi, insomma, mi sono un po' rotto la minghi, però in ogni caso andiamo a sentire questo sapone calabrese, quindi diamo spazio alle minoranze, nonostante, e diamo un po' anche di conforto a quello che De Luca, con termini maldestri sbagliati, no? Ha osato definire la Presidente Giorgia Meloni, che a cui addebitava di continuare a considerare il sud del paese una parte arretrata, quindi insomma di non dare risorse e di inibire le strategie di sviluppo. Quindi la Calabria è una regione che io non conosco quasi per niente, perché non sono praticamente mai stato, ma una regione ricca, oltre che di bergamotti e di ottime tradizioni, è una regione che probabilmente sa fare anche bene altre cose, oltre a questo buon sapone della nostra, del nostro saponificio Anna Maria di Palazzi di Casignana. Bene, un po' qualche schizzo di crema è cascato sullo zerbino che io tengo sotto il lavandino. Che funzione hanno questi zerbini sotto il lavandino, questi tappetini che vendono grigi, tutti un po' morbidi, per dare sollievo mentre ci si fa la barba, o non so, mentre ci si lava i denti, non lo so, uno può anche... Vabbè, bando alle ciance, bando ai problemi di arredo dei propri bagni, dei propri spazi. Chi ha bagni luminosi e grandi con sanitari sospesi ed ha ritenuto da me una persona fortunata, io non di sospeso non ho niente, forse qualche conto in sospeso, insomma. Quindi, mentre nello specchietto retrovisore, partiamo dagli obituary. Quindi è morto Luigi De Pedis, però attenzione, voi appassionati di noir e di storie nere, non confondetelo con Renatino De Pedis, quello seppellito a Santa Pollinara, Roma, ex componente della Banda della Magliana. Questa è Pedis con la Y, ed è stato morto a 94 anni l'altro ieri, il primo che ha inventato i cinema luci rosse in Italia. Quindi in questo canale, che sicuramente annovera principalmente personale maschile, mi capirete di quali erano le manovre che si faceva appena diciottenni per entrare di nascosto, o perlomeno per non farsi vedere, entrare in questi sordi di cinema diventati poi ricettacoli un po' di gente un po' strana, ma che all'epoca era l'unico modo, insieme alle riviste, di soddisfare e di calmare i propri ormoni. Quindi onore a un uomo che ha contribuito a divertire noi ragazzi, e poi purtroppo devo dire, sì, in fondo era divertente, perché per chi si divertiva, cioè, insomma, amava essere anche un po' trasgressivo, con l'emissione nelle case, diciamo, dei VHS e poi dei DVD, la storia del cinema luci rosse è terminata. Quindi è terminato un mondo, è finito proprio un microcosmo che nelle città era veramente il luogo cui tendere negli anni in cui eravamo ragazzi, ecco, noi ragazzi di Via Po, non per chiosare chi era Cazzullo, non me lo ricordo. E mentre io ritengo preparata la nostra rasatura, devo andare chiaramente a presentarvi anche la lametta, perché stamattina riprendo in mano una lama amatissima da me, che credo che sia forse quella che amo di più in assoluto, e che è una lama nordica, nord italiana. Saluto Tiziano Goller, che è trentino, non altoatesino, mi ha ripreso. Tiziano, eccomi qua,
scusami ancora, abbiamo le Bolzano Super Inox. Ecco, questo per me è un momento molto completo. La mattina io sono completo, andiamo ad aprire le lamette. Se vogliamo silenziamo, togliamo la letta di cartoncino e silenziamo prima la web radio, che è ancora l'alfige di Amedeo Minghi. Sapete, le web radio hanno a volte delle immagini, non sono sempre il logo, a volte sono il cantante, a volte che, eccola qua, perfetta. Andiamo a snocciolare. Poca cola, pochissima cola, eccola qua, lo scatto di cola. Era molto tempo che non sentivo questo suono, che voi sapete mi riempie di felicità. Qua a Bolzano Super Inox potete vedere le iscrizioni scritte in maniera abbastanza chiara. Adesso andiamo a montare questo rasoio, di cui adesso chiaramente andiamo a scoprire, anzi a riscoprire, perché l'ho già adoperato almeno una volta. Comincio ad avere parecchi rasoi, molti omaggiati, quindi di questo sono grato a chi mi ha fatto oggetto del suo graditissimo pensiero. E andiamo a montare piolo centrale, ferma lama, controlliamo che sia montato in maniera corretta, quindi saluto Riccardo naturalmente, eccolo qui. Andiamo a presentare l'exposition di questo rasoio, penso che riusciate a vederlo bene, e andiamo a partire con la rasatura soprattutto. Mentre nello specchietto retrovisore, mentre mi separo le basette per non rovinare il lavoro del parrucchiere, i Melonez e Ferragnez in crisi, questa è la battuta che ha fatto anche ieri Matteo Renzi, invitato al punto 3 al forum di Bruno Vespa, e andiamo a tagliare e sentire l'attacco senza accendere la radio per sentire i primi passi. Bene, bene, perché bene, la Bolzano parte sempre bene, con qualunque ferro no, ma sicuramente con questo sì. E quindi buona barba a tutti, e domenica, in questo fine inverno, che ancora ha da venire la primavera, sentite il canto sicuro della lama sul pelo. Preferite il bagno silenzioso o il bagno con la web radio? Facciamo prima un passaggio in silenzio, poi gli altri li faremo accompagnati, perché una vita è silenziosa, poi alla fine può essere anche un po' noiosa. Andiamo a radere il mio lato finestra, che è questo qua dove giunge la luce dal giardino, che non è mio, è condominiale. Io godo solo piccolo red dot di un balcone piccolo. Non ho terrazzi, non ho spazi esterni. Questa palazzina, inizio 900, che si trova a Cecina, nel comune di Livorno. Si terranno le elezioni a giugno. Bene, primo passaggio di introduzione, naturalmente, quello che si fa per cominciare a parlare di una rasatura, chiaramente, e poi passeremo al secondo passaggio. Nel frattempo, Ferragnez veramente paiono separati, lui non ha retto, conti, soldi, buchi, necessità, Fedez che si attacca alla mamma che gli ha sempre gestito le risorse, la Ferragnez si terrà la casa a City Life, sapete, il meraviglioso attico milionario, e abbiamo poi i picchiatori di piante d'oro, avete visto a Pisa, Firenze, a Pisa, ragazzi di 15 anni, minori, picchiati alla porta di Piazza dei Cavalieri, quella bellissima piazza di Pisa dove ha sede la scuola normale, ecco, non li hanno fatti entrare, sono stati picchiati, e anche a Firenze, quindi stigmatizzazione. Ieri Mattarella ha richiamato i partiti, ha detto che le manganellate sono un fallimento, non sono un sistema di fare, di garantire l'ordine pubblico, ma il fallimento di una politica. Quindi ha detto calmi, i toni devono essere calmi, mi raccomando a tutti. Forum di Bruno Vespa, per l'appunto, ieri c'è stata la seconda giornata del forum in masseria, questa è la cartellina che è stata distribuita a chi è andato, ha presentato, che si è registrato, vedete molti sponsor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 sponsor che d'estate finanziano a Manduria, nella masseria Lireni, che è la masseria di Bruno Vespa, Taranto, dove produce anche degli ottimi vini che abbiamo degustato ieri alla fine della giornata, 4 vini, un bianco, un rosato e due, un primitivo di Manduria da 6, un altro in 12 anni. Abbiamo all'interno il programma, questo è il programma della giornata, e quindi si sono avvicendati a membri del governo, e venerdì vi faccio un piccolo
Sommario, aperto alle ore 14, un pranzo, scusate, no, questa è la mattina, alle mezzogiorno di venerdì, aperto Daniela Santanchè e altri, poi ha parlato la Casellati, ministro per la riforma istituzionale e la semplificazione normativa, prima del pranzo, poi c'è stato un light lunch, poi Adolfo Urso, detto Urs, ministro delle imprese del Made in Italy, e poi ha chiuso, ma non è venuto, scusate, Anna Maria Bernini, impegnata all'EUR, al congresso di Forza Italia. Vado al punto direttamente. Eletto di nuovo Tajani per la seconda volta, e c'era solo un candidato, era difficile che perdesse, alla lì guida del movimento, presente anche la famiglia, assente Marta Fascina, presente Paolo Berlusconi. Questo per chiudere e archiviare le highlights. Quindi alle 21 Pichetto Fratin ha fatto un gala dinner con speech. Questo qua è vero, eh? Qua non lo sono inventato. Quindi immaginate cos'è un gala dinner con Pichetto Fratin. Oh, che sembra che serva sempre quella che arriva al tavolo fa: ma volete anche dei dolci? Ci abbiamo anche dei dolci, degli amari. I dolci sono fatti da noi, però ecco, sembra proprio un host di provincia. Io invece mi sono presentato alle 10:30, perché ci ho messo un po' di tempo, guarda, 2 ore di strada arrivare nelle campagne tra Grosseto e Scansano, arrivare poi al termine di Saturnia, quindi mi sono beccato l'intervento di Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, sul finale, l'ho preso gli ultimi 10 minuti, poi il presidente della regione toscana, governatore Eugenio Giani, che ha fatto un discorso piatto, come piatto il suo pensiero, come piatto lui da un punto di vista dell'identità politica. Poi c'è stato il ministro San Giuliano, che ha parlato di Capodimonte, di Napoli, di Brera 2, insomma, e Upazzariello, questo appesantito ministro con gli occhiali, ex direttore del TG2, e poi c'è stato il sottosegretario, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, persona degna della Lega, con cui ho scambiato 2 parole, poi ci sono stati alcuni esponenti dell'ANCE e soprattutto Fabrizio Palenzona, presidente AISCAT, quello che è andato a fare il bagno prima della degustazione, light lunch, e poi è arrivato alle ore 16 Matteo Renzi, acclamatissimo, avete forse visto in un mio reel su Instagram, sceso, acclamato da tutti, che ha avuto per 40 minuti un bellissimo rapporto, un colloquio, un dialogo con Bruno Vespa, che quasi non riusciva a fermarlo perché un fiume in piena, ce n'è stato di tutto e per tutti. Poi dopo alle 16:30 si è smorzata l'attenzione, è andato via Renzi, è venuta il turno di Maria Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, poi degustazione dei vini di Vespa, come vi ho detto, poi c'era anche una cena a cui avrei voluto partecipare ma era un po' tardi, sono venuto via dopo aver assaggiato i cannolicchi con pecorino e del prodotto pecorino fresco, alcune pallottine molto buone in questo albergo, dove nel frattempo, mentre i politici e gli uomini manager si avvicendavano, camminavano in accappatoio con le ciabatte in mezzo alla sala, proprio no, però insomma nelle parti comuni di questo resort golf. Andiamo avanti, secondo passaggio, andiamo a preparare la seconda stesa di crema. Andiamo a prendere e a ricaricare dentro il nostro vasetto della nostra crema da rasatura calabrese. Eccola qua. Profumo molto buono, vengono fuori tutti i bergamotti, veramente, io non scherzavo, quando vi parlo di bergamots, si parla di cose veramente particolari. Quindi il pennello corre, la pennellazza giunonica molto grande, per visi molto grandi, per faccioni anche grossi così, sul viso ormai rasato, quindi con quello che resta, diamo chiaramente un passaggio di ammorbidimento di questi oli essenziali che vanno a preparare il secondo passaggio, quindi il contropelo, che è il momento in cui il rasatore vive la sua seconda nascita, si sente quasi preparato a essere accettato nella società che lo attende, fuori da casa sua. In realtà uno di passaggi ne facciamo 3, quindi questo è solamente secondo, e andiamo ancora per qualche istante a goderci il passaggio di questo pennello sintetico, naturalmente, che funziona molto bene per prelevare saponi semiduri, molto meglio dei tassi, spesso troppo flessibili, oppure tassi come i miei che magari hanno perso un po' di nerbo. Bene, mentre ne approfittiamo per sciacquarci le mani, andiamo a vedere nello specchietto del televisore il punto successivo: distrutta la casa di Tiziano Terzani a Bangkok, si chiamava la Turtle House, per realizzare case di lusso. Il povero Terzani, che aveva una casa dove teneva una tartaruga di 1 metro di diametro, gliel'hanno tirata giù. Il Terzani, che è già morto a diversi anni fa, purtroppo ha dovuto rinunciare, perlomeno chi è rimasto al ricordo
di questo scrittore che conosce molto, conosceva molto il mondo, insomma, probabilmente amava molto questa sua casa, ma così è, in nome dello sfruttamento edilizio, anche a Bangkok non sono stati tanti a guardare, quindi questo purtroppo non è una bella notizia per nessuno, naturalmente. E quindi il momento di raderci, andiamo avanti, procediamo contropelo, andiamo a riattaccare, se volete, un po' di volume alla nostra primula web. Sentito, è lui Amedeo, Pio Amedeo, no, questo Amedeo Minghi, proprio lui. Ai quanti ne tagliai, nel mare ti vedrai, a casa me ne andrai. Ai ai ai. Bene, contropelo agevole. Giriamo il lato aperto, ve lo faccio vedere, ripulito dalla crema. Spero che possiate apprezzarlo. Lo zona baffi, curva del mento. È molto difficile da guidare, quasi come sull'anello di Nardò. Avete sentito che è morto un pilota schiantatosi contro una Porsche? Porca miseria. L'anello di Nardò è stato acquistato da Volkswagen Porsche, dalla Fiat, che ha quell'anello nelle campagne leccesi. A proposito di Manduria, di Puglia, l'Italia meridionale questa sera è protagonista. Bene. Io considererei anche il contropelo terminato, quindi secondo passaggio, prima di bagnare. Questa notizia è un po' scioccante: hanno evacuato 500 persone in Svezia, personale di una sede dei servizi segreti nazionali, in quanto pare ci sia stata una fuga di fosgene, un gas velenoso per produzione di materie plastiche e altre schifezze simili. Quindi nessuna notizia confermata, naturalmente quando accadono queste cose nessuno vuole dire niente. Di Italia Veneto elezioni in Sardegna, vi ho promesso che avrei letto le coalizioni, che sono molto lunghe, io le ho prese chiaramente dal sito di Repubblica, che voi potete anche visionare qui, dove chiaramente tutti a zero i dati, perché potete seguire in diretta lo spoglio da domani pomeriggio alle ore 15, quando chiuderanno i seggi. Comunque Paolo Truzzo, quello che si era fatto tatuare Trux, sindaco assolutamente dimenticabile di Cagliari, lo odiano, ha governato male, i tassisti sono incavolati neri con Truzzo, e al di là di quello sostenuto dalla Fratelli d'Italia, Lega Salvini Sardegna, Forza Italia Berlusconi PPE, che sapete che Berlusconi c'è ancora nel marchio, e PPE Partito Popolare Europeo, Partito Sardo d'Azione, UDC Sardegna, Democrazia Cristiana con Rotondi, Alleanza Sardegna, Partito Liberale Italiano, abbiamo anche il PLI in Sardegna, Forza Liberali, avanti con Trux, ma sì, non è che sei tanto contento, comunque vabbè, ognuno fa le sue scelte pur di sopravvivere, Primum esistere, deinde filosofare, poi Sardegna al centro 20 e 20, cosa vuol dire 20 e 20? 8 e 20, non si capisce, poi i riformatori sardi, quindi sostenuto da 3, 4, 5, 6, 7, 9 liste, cioè proprio un gruppone, ed è il più forte, è il favorito naturalmente. Alessandra Todda insegue col Partito Democratico della Sardegna, detto anche PD, 5 Stelle, attenzione, questa è l'unione storica tra PD e 5 Stelle per cercare di arginare la destra, Alleanza Verdi e Sinistra, Sinistra Futura, Partito Socialista Italiano, Sardi in Europa, Demos Democrazia Solidale, Forza Paris, Forza, scritto alla sarda, Paris, Orizzonte Comune, Uniti per Alessandra Todde, e una lista progressista non meglio definita. Poi abbiamo Renato Soru, ex governatore, come abbiamo detto, lista indipendente, sostenuto da Vota Sardegna, Sardegna con la I, non Vota Sardina, Sardegna, Più Europa Azione con Soru, Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Europea, poi c'è Liberu con la U, Liberu, su Liberu, Movimento Progetto Sardegna, infine Lucia Chessa, Sardegna, resiste. Bene, questa è la fantasia che chiaramente spopola dentro le liste delle elezioni amministrative sarde, cui seguiranno poi a marzo le elezioni, penso, in Abruzzo. Correggetemi se sbaglio, andiamo a bagnare per il terzo passaggio e ci prepariamo a dare uno sguardo. Andiamo a recuperare sempre un po' di crema saponifici Anna Maria. Pennello gli occhi 30. Sempre bello.
Bello perché i pennelli grandi assumono una quantità di crema che vi ritrovate per diversi passaggi, quindi al di là di volerla prelevare, perché il gioco è usarne sempre di più, perché le creme, i prodotti della rasatura vanno usati, se no ragazzi abbiamo i bagni pieni di prodotti che se ne facciamo parsimonia non ce ne libereremo più, ve ne rendete conto che siamo sommersi, gli scaffali sono pieni di scatolette, di confezioni, di flaconi, di ogni genere di prodotto che chiaramente mettono a rischio le nostre relazioni con le nostre compagne, per chi è una compagna o comunque anche solo con noi stessi, che un giorno verremo cacciati da uno stuolo di, avrete presente i martelli che marciavano, tipo The Wall dei Pink Floyd, che ci cacceranno dal bagno. Mentre il velo di sposa steso proprio per terminare, cercando di tenere il viso comunque umido, perché parliamo sempre di wet shaving, è pronto. Andiamo a leggere qualche piccola highlights dagli esteri. Meloni a Kiev, ieri ha scelto la città perché noi siamo con l'Ucraina, vogliamo sostenerla, siamo filoatlantisti, anti-putiniani, e quindi G7 d'immagine, cominciato dall'aeroporto, che era il luogo della resistenza, aeroporto Antonov, come si chiama, dell'inizio della resistenza contro l'invasione russa. Abbiamo invece Donald Trump che batte Nikki Haley, che era la mia preferita candidata repubblicana, molto carina anche, purtroppo in North Carolina abbiamo vinto di nuovo Donald, e quindi mi sa che il presidente repubblicano sarà lui alle prossime elezioni USA. E poi abbiamo l'ok di Orban dell'Ungheria per l'ingresso della Svezia nella NATO, mancava solo il suo ok, quindi chi vuole festeggiare stappi una bottiglia di Prosecco con la K, ma quella è ungherese forse, e noi intanto andiamo a fare il terzo passaggio. Non abbiamo altro da segnalare, riapriamo le edicole. Ieri, fatto divertente, perché mentre leggevo il foglio ero l'unico presente a Saturnia che aveva dei giornali di carta in mano, no? Avevo il mio foglio, mi stavo leggendo l'unico articolo che ieri ho pensato, figuratevi gli altri, ieri un po' spenta la rassegna del foglio, così questo qua, vi faccio vedere solo il giornale di ieri, uscito ieri, per oggi è un signore con il pass stampa, quindi uno che avrebbe dovuto avere i giornali, mi dice il foglio non lo trovo mai, è sto foglio, mi piacerebbe leggerlo, non ci sono delle edicole, voi figuratevi a Saturni in mezzo alle campagne maremmane dove trovavi l'edicola, nei grandi alberghi come quello non c'era l'edicola naturalmente, perché tanti giornali non si leggono più, io ero l'unico a avere dei giornali, questo forse sperava di regalarsi il giornale, e io il giornale non glielo ho regalato per nessun motivo. Scopro poi, perché nella serata che è andata avanti, questo era un giornalista di Milano Finanza, un giornalista che non ha il giornale, che parte per andare a seguire un convegno senza comprare i giornali, e poi li chiede a me, che sono l'unico sventurato che si è messo in macchina per andare rapida, le Idi di marzo di Fratelli d'Italia. Vi informo che il 23 e il 24 marzo ci sarà il congresso, e sarà come un G7, non c'è l'intesa, però spunta un cognato, quindi attenzione. Nell'intervento di Matteo Renzi, poi vi darò l'interno brevi cenni dal foglio, Matteo Renzi ha sostenuto, dice, poi magari mi sbaglio, che il Meloni non si candiderà, ma candiderà la sorella Arianna. Questa è alle europee, questa è la notizia, quindi dice, magari mi sbaglierò, io vado ancora un po' a bagnare, perché mi sento un po' asciuttino, diamo un po' d'acqua al pennello anche, al costo di annacquare, ma diamo un po' di scorrevolezza, come si usa dire. Quindi Meloni lei, Giorgia no, Arianna sì, si candiderà la Schlein, Renzi si candida, ha detto che sarà una campagna liberissima, si divertirà come un matto senza nessun tipo di condizionamento. Stamattina era dei radicali, una bonina affaticata, parlava, ha parlato anche di Schlein sugli Stati Uniti d'Europa, anzi il convegno era probabilmente ieri, perché era, si è tenuto ieri, quindi Renzi è andato prima lì e poi è venuto a Saturnia alle terme per colloquiare con Bruno Vespa, ma alla fine di... A parte questi calendari dei politici, Renzi, no, forse era a Miami il giorno prima, quindi pensate che globetrotter. Il Matteo Fiorentino, ex sindaco di Firenze, comunque ha parlato di Tajani, che meno male che era solo, se no appunto come ho detto prima, il congresso probabilmente non avrebbe vinto, li ha attaccati per aver perso l'Expo, l'autorità sui brevetti della meccanica, un sacco di cose, il governo è arrivato a 3 su terzo su 3, terzo su 3, quarto su 4, insomma non abbiamo centrata una. E ha sottolineato il ruolo dell'importanza dell'Arabia Saudita come baluardo della tenuta del conflitto in Medio Oriente. Qua andate voi a capire, anche Giorgia Meloni pare che sia convinta di questo, quindi l'Arabia Saudita, che sono poi gli amici di Matteo Renzi, e non solo, sono la garanzia tenuta del contenimento di un conflitto in Medio Oriente. Geopolitica, naturalmente, tanti temi che sono stati trattati, la mancanza di una politica industriale che l'Italia sta pagando, abbiamo bisogno di trovare 30 miliardi, ha riattaccato Conte, che
che per una cifra folle ha regalato a tutti il 110% in dignità dello Stato alle generazioni future. Quindi chiaramente, come sapete, la palla al centro è il libro che sta presentando Renzi in Italia. Sapete che nel Biellese, che è il paese in provincia della quale c'è stato lo sparo di Capodanno, ha presentato e invitato in una libreria delle persone per assistere alla presentazione. Questi sono arrivati con un dromedario per ricordargli la sua amicizia con i sauditi, un dromedario preso non si sa dove, forse da, non so, da un circo della zona, insomma. Quindi si è divertito moltissimo a vedere questa cosa, un po' meno il dromedario al freddo messo fuori in libreria di Biella. Voi immaginate cosa riusciamo a fare noi umani, siamo degli umani disumani, mentre l'obliquo ha consumato e ha esaurito la nostra rasatura di domenica 25 febbraio, 2 anni fa, ieri, l'invasione dell'Ucraina. Cerco di radere bene queste parti qua sotto, perché spesse volte, per paura di tagliarmi qui sotto, le rado male. Bene. Sentite ancora un po' di presenza. Molto bene le bolzane, andiamo a sciacquare rapidamente acqua fredda, rinfreschiamo il viso. Il viso va sempre ripulito bene dalle parti residue della rasatura. Voi portate via anche alcune parti di pelle morta con i vostri contropeli e con i vostri obliqui. Quindi rapidamente io mi sono permesso, a proposito di Bonnino, di questo intervento che ha fatto ieri a Roma, di ricordare un bellissimo pezzo di Filippo Ceccarelli 3 giorni fa su Repubblica, per la precisione il 23 febbraio, cioè 2 giorni fa, perché è stata venduta Casa Pannella a Roma, storica casa in via della Panetteria, a pochi passi da Piazza della Fontana di Trevi. Era una sorta di mansarda dove entravano e uscivano. Era una casa senza serratura che univa politica e amore, dice Ceccarelli, perché invitava da qualunque parte d'Europa gente di ogni genere con cui lui amava chiacchierare. Qua in una foto anche proprio con Matteo Renzi, non per essere ripetitivi, e questo terzo di profilo non capisco chi sia, questo è Marco Pannella alcuni anni prima di lasciarci. L'articolo è brevemente: a Casa Pannella per tutti gli anni 60 e anche oltre non c'era nemmeno la chiave, perché il proprietario, allora affittuario, aveva fatto togliere la serratura. Via della Panetteria, dietro a Fontana di Trevi, ultimissimo piano, una specie di soffitta ma abbastanza grande da ospitare soprattutto di notte compagni, amici, ma spesso pure sconosciuti e sconosciute da mezza Europa. Corpi involtolati nei sacchi a pelo sul pavimento, polvere, mefitiche sigarette francesi e fumi esotici proibiti, tutto in realtà abbastanza proibitivo, a cominciare dal bagno raccapricciante. Il frigorifero deserto. Marco spesso non c'era. Alle 3 di notte esco per la città, diceva, perché ho voglia di piangere e di amare. Era lo stile di vita di quel giovane uomo alto, bello, le spalle possenti, gli occhi vellutati, la voce calda, lunghi capelli. Un tentato suicidio non molto tempo prima, a Parigi, per amore. Questa era la casa in cui Pannella, poi che si comprò, naturalmente, nel centro di Roma, un luogo simbolo delle sue battaglie politiche. Mentre vogliamo dare uno sguardo, vi ho promesso il foglio prima di andare a spelluzzicare qualcosa anche dal Corriere della Sera. Quindi questo è un po' di novità, e io mi spiace dirlo, ma l'unico articolo che ho trovato un po' non interessante, sì, un po' sconvolgente, è il paginone centrale dedicato da Miami a Palm Beach, una sola ossessione, longevity. Qua vedete Gianluca Vacchi, che sapete, simbolo, dove pare che, se andate a trovarlo, parlerete soltanto di vite che non devono procedere, di invecchiamenti che non devono esistere, e quindi per l'appunto di longevity, detto in una parola. Reportage dalla Florida dei nuovi ricchi con il culto della pelle levigata, filler e cellule staminali, avocado integratori. Votano Trump ma non lo dicono, e inorridiscono per i poveracci. A Miami hanno tolto la possibilità agli homeless di dormire per strada, e sfere tropical dissolute, per Tom Wolfe a Miami tutto gira intorno al sesso, truffatori, arrampicatori sociali, droghe, architetture e barche. Non ve lo voglio leggere perché pare che il benessere non basti più, com'è l'incipit di questo articolo di Camilla Baresani per il Foglio, mentre rapidamente
andiamo a parlare di questa Lucia Carofoli, che voi, Laura Carofoli, scusate, una fortunata donna di tanta famiglia che dirige la Warner Bros. Strapagata, il padre era già uno molto bravo, tipo pubblicitario come Mad Men, l'infanzia novara, le notti a guardare TV locali, le albe a fare la rassegna stampa. La ragazza intelligente, scrive Michele Masneri, nasce a Novara, figlio di un pubblicitario. Però mi portava sempre a Cannes, al Festival della Pubblicità. Ricordo le tavolate con Armando Testa. Un anno avevano lavorato alla campagna per l'acqua San Gemini. Si ricorda, gli chiede Masneri. Certo, salute San Gemini, con il neonato che salta sullo sfondo del cielo. E la sua famiglia? Beh, la famiglia è benestante. Beh, torna all'attacco lei e io ci casco e mi metto a raccontare. Poi parla di Real Time, che ha anticipato la mania di Napoli sullo schermo. Sapete che Napoli è sempre... non solo per un posto al sole, ma è un set cinematografico per tantissime produzioni che sono uscite negli ultimi anni, e parla, lì è nata nel 70, ve la faccio rivedere, qualora pensaste che a Guarda Rossi c'è la guida un americano, invece no, c'è una novarese, eccola qua, donna del Gorgonzola, e pare che nelle serie TV tutte ne vogliono fare una sugli agnelli, ma nessuno l'ha ancora fatta, gli agnelli è meglio che stiano al loro posto, perché non sono proprio i tempi in cui blagare con le situazioni di famiglia che hanno. E mentre andiamo avanti, chiaramente qua abbiamo Ucraina, l'Ucraina ci difende da tutti, questo è l'inserto di 6 pagine dedicate ai 2 anni dell'invasione da parte della Russia. Non mi dilungo perché è un interessante, la voce dell'Ucraina è Paola Peduzzi, interessante, brava giornalista. Qua abbiamo il danno di Putin, se volete approfondire, avete ancora tempo di scendere in edicola e comprare il quotidiano e approfondire, nonostante gli orsini e i vari opinionisti che imperversano in riviste specializzate sui quotidiani. Corriere della Sera, questo è di ieri, scusate, non è di oggi, non sono sceso in edicola, ma insomma qua abbiamo Chiara Ferragni sconsolata, Mattarella richiama i partiti perché abbiamo messo dei segnalibri, lo vedremo subito. Andiamo proprio un istante a ricordare le manganellate, eccole qua, carica i cortei pro Palestina, PD e Movimento 5 Stelle, basta manganellate, Firenze e Pisa, gli agenti impediscono di forzare i blocchi, 10 minori feriti, bufera politica. Ieri anche Gianni, governatore della regione, in masseria, chiamiamola così, si è dovuto, non dico scusare, ma insomma è l'unica cosa che è riuscito a dire, essendo toscano. Tajani, l'orgoglio delle lacrime, una forza Italia europea a casa dei moderati, quel momento dell'Amarcord. Cicchitto aveva già detto su Repubblica che era un'operazione suicida con gli italiani, perché dopo Berlusconi doveva trasformare il partito in un partito normale, perché non sarebbe mai più esistito il partito personale. Da Bruxelles dicono alla von der Leyen: siete voi l'ancora dell'Italia nell'Unione. Fantastico. E poi l'acclamazione, ringraziamento alla famiglia Berlusconi, in platea per l'appunto il fratello Paolo e assente Marta Fascina. Per i dettagli, se volete, trovate in tutti i giornali tutto quello che volete, approfondimenti di ogni genere, comprese le letture di Marco Taradas, in stampa regime, se volete, in streaming su radioradicale.it, mentre, a parte i sondaggi, calano Fratelli d'Italia, vi do qualche dritta, 28,2 e PD 18,3, tra Lega e Forza Italia testa a testa, e Forza Italia vuole raggiungere quel 10%, la Lega se la sta probabilmente giocando anche abbastanza bene, perché, come ho detto, ripeto, Cicchitto, la destra ha capito che sdoganato dalla parte, diciamo, più nera della sua anima, deve trovare un appoggio al centro, e anche Renzi, che è molto furbo, un pochino più dell'altro centrista Calenda, ha deciso di giocarsela in questo modo. E poi abbiamo Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa, l'accusa, falsi rimborsi e indennità non dovute, figura del candidato, giustizia a orologeria secondo la Lega, forse un po' di ragione ce l'hanno, gli contesta la procura militare sull'incarico del generale a Mosca, perché sapete che il paracadutista è stato a Mosca in missione. I visti dei familiari, i visti sono quegli speciali documenti, ci sono 3 capitoli sull'argomento. Il primo riguarda le autocertificazioni in virtù delle quali il generale Vannacci ha percepito l'indennità di servizio all'estero, che, come è noto, è attribuita in base all'effettiva presenza dei familiari a carico nella sede di servizio estera. I soldi sono stati versati, ma gli ispettori contestano il fatto che la moglie e le figlie di Vannacci fossero effettivamente in Russia, probabilmente non c'erano, e si è fatto dare lo stesso soldi. Poi abbiamo soldi per cene e feste, ma non mi dilungo, i 9.000 euro per comprarsi una BMW. Caro Vannacci, il mondo è al contrario, ma tu fai le cose che fanno tutti gli altri, non sei tanto, non ti disallinei tanto, cioè se puoi approfittarne, ne approfitti e te ne fotti.
qua abbiamo lo stipendio monster di 36,5 milioni alla D di Stellantis Tavares. E per concludere, i tagli nelle fabbriche, così l'indotto è a rischio, perché qua il problema che anche il premio di produzione, scusate, per i dipendenti ancora attivi in Italia, ci sono 46.000 di cui 22.300 operai, quindi Stellantis ha 46.000 persone impiegate in Italia, è stato eroso e mediamente si stabilizzerà su 1.998 euro lordi, 117 in meno, pur essendo state prodotte nel 2023 100.000 auto in più. Allora, il premio, che è già 2.000 euro, è tanto, perché io non conosco tante aziende che paghino premi ai dipendenti, non mi pare, quelli in cui lavoro io non sono dipendente, ma i miei colleghi, non mi pare che venga pagata un premio in questa forma, vengono magari forniti incentivi in maniera diversa, ma questo premio di fine anno non mi risulta. Quindi eroso, quindi posti a rischio, però con tante auto vendute in più, quindi non si capisce, ma sta fabbriche lavorano o non lavorano? Carlo Tavares, tu mi sa che ci stia perculando. Questo è quanto, io non andrei oltre, perché abbiamo già abbondantemente abusato del tempo a nostra disposizione, ma soprattutto della vostra pazienza. Mi allungo con un braccio esteso a presentarvi il barocco, e qua saluto sempre l'amico Alessio, vedete, limpido perché non ancora scosso, codice a barre sul fondo, ingredienti se volete in descrizione per il naso, se riuscite a leggerli, prodotto assolutamente levantino, un prodotto da preaperitivo, certo non prima di degustare dei vini, ma magari per un cocktail, magari tenuto dopo almeno 2 ore da quando ve lo siete asperso, perché è un prodotto piuttosto persistente, questo è un bene. E saluto Donato Ciniello, che ha esposto tutta la serie regionale in un post di questa mattina meraviglioso, tra cui anche la Sardegna, perché c'è anche quella. E quindi grazie Donato, in bocca al lupo a te, spero tu stia alla grande, stia recuperando come si deve oggi, che tu passi una luminosissima domenica, mentre scosso, avendo portato a livello di nebbia milanese il nostro prodotto barocco, andiamo a pompettare e senza paura di esagerare andiamo a trattare il viso, invaso da una sensazione meravigliosa. Io cerco di leggere, ma ci leggo molto male. Ci fa applicare picchiettando. Io non picchietto, ma spruzzo e lascio che l'aria, lasciando una sensazione di lucido sul mio viso, asciughi la mia barba di oggi. E godendomi questa atmosfera, che potrebbe essere su una torre merlata di un castello, mi viene in mente a Ragusa. Io vi auguro una buona domenica da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!